scuserà sicuramente Thomas e non iniziamo dal suo gol che ha regalato la vittoria al Savio, ma ci pare giusto parlare di un gesto di fair play che è sempre più raro vedere sui terreni di gioco. Il Savio ha appena realizzato un gol con un giocatore del Frosinone a terra e Marco Canestro ordina ai suoi ragazzi di far segnare la formazione di Trimani. A Via Norma, Savio e Frosinone danno vita a un bell'incontro e se di anti-Roma si può parlare, questa al momento è proprio la formazione Blues che resta la più immediata inseguitrice dei giallorossi. Il Frosinone parte forte cercando di sfondare soprattutto sull'out destro, ma il Savio a portarsi per primo in vantaggio. Siamo al decimo, Magretti allarga sulla sinistra per Di Cicco che entra in area di rigore e batte Massimi. Nell'azione però il capitano gialloblu Verrelli rimane a terra, il tecnico Blues Canestro invita Di Cicco a fermarsi, ma il numero 8 non riesce a sentirlo. Infatti anche la sua esultanza è un misto di gioia e incredulità. Così alla ripresa dell'ostilità il Savio rimane fermo, concedendo al Frosinone il pari di Valle, accompagnato da un lungo applauso di tutto il comunale di Via Norma. L'incontro rinizia dunque all'undicesimo del primo tempo. La prima azione del nuovo corso è griffata Savio, schiena danza col pallone incollato ai piedi, prende il fondo e crossa, ma contento riesce solo a spizzare il pallone. Due minuti dopo arriva la risposta del Frosinone, Moccia dal limite ci prova con un lob che Pirinu smanaccia in angolo. L'azione galvanizza i ragazzi di Trimani che 60 secondi dopo passano in vantaggio. Valle crossa sul secondo palo dove il liberissimo Cantagallo deve solo spingere la sfera in fondo alla rete. Il Frosinone sfonda soprattutto a sinistra e allora Canestro toglie Franzé per Assi. Mossa azzeccata perché il Savio pareggia poco prima del riposo. Siamo al 32esimo, schiena cambia gioco per Di Cicco che verticalizza alla perfezione per Conteddu. Il numero 11 si infila nell'area ospite e di sinistro fulmina Massimi. Nella ripresa il Frosinone ci prova subito con D'Alessandris dopo 4 minuti di gioco. Il Savio risponde al sesto con il neoentrato Toma che tocca il suo primo pallone e per poco non lo capitalizza al massimo. Al decimo siamo già dalla parte opposta, per il Frosinone è sempre D'Alessandris il più pericoloso, ma anche questa volta il numero 7 non trova lo specchio della porta. Il Savio invece si fa vedere al 26esimo con Zocchi, facile la parata di Massimi. Il 2-2 sembra ormai il risultato definitivo e invece Toma al secondo di recupero cambia totalmente le carte in tavola. Il numero 17 infatti dal vertice destro dell'area inventa un destro di rara potenza e precisione che fulmina Massimi e regala al Savio la vittoria. Dopo 4 minuti di recupero finisce il match di Via Norma, il Savio rimane in scia alla Roma e sabato va a far visita, manca a dirlo, all'Urbe Tevere. Per il Frosinone è la prima sconfitta stagionale, ma i ragazzi di Trimani hanno confermato di avere un collettivo in grado di lottare per le zone di vertice.